Io sono Marco Bracca e sono un appassionato. E sono un appassionato di orologi. Seconda live di oggi. Non tutte e due talk show, ma due live. Allora, intanto i volumi si sono sballati rispetto all'ultima volta, quindi i primi di voi che arrivano dovranno dirmi un attimo come siamo messi a livello di bilanciamento e mixer. Bella luce di questa sera. Oh, Aerolandia, sei te? Sì, sempre presente. Allora, storia Instagram. Allora, ragazzi, di cosa si parla oggi? In realtà non ho un tema. Sta succedendo ben poco ultimamente. Non ho un tema generale, sarà un puro talk. Musica un po' alta, ok? Così? L'ho passata appena appena. Siamo in live, talk show su orologi, vi aspettiamo, swipe up. Si parla di orologi, certo, lunedì sera. Perché non vedo la chat? Saveri, rieccoti. Ah, ecco, i tre dell'Ave Maria. I primi che arrivano siete sempre voi tre, ragazzi. Siete sempre voi. Troppo alta, ok? Abbasso subito, direttamente da... Così. Jacopo, buonasera. Si sente più la musica della tua voce? Anche adesso? Aspettate che la basso, eh. Così? Buonasera, Shetz. Ci rifaremo prima o poi con un altro pranzo post raduno. Jacopo, sto bene, dai. Diciamo di sì. Andrea? Allora, eccolo subito che parte con i link. Io ho paura ad aprire i tuoi link, Saver. Ho una forte paura ad aprire i tuoi link. Un'enorme paura. Lo farò. Giusto per provare. Ah, ok. Questo qui era questo qua me l'hai già fatto vedere, mi pare. Il Longines che ti sei preso tu. Paul. Il Condo. Bel nome. Benvenuto nella Wrist Addiction. Comunque no, rispetto a prima, sì, diciamo, sto bene, però mi sento molto molto stressato in questi giorni. Alti e bassi. La ferita qua è ormai quasi tutta cicatrizzata, oh, sei come i Turtle. Che terrò con me ancora per un po', perché il destino ci ha fatto rimanere insieme ancora per qualche mese, perché dovevo regalarlo domenica e invece Parma non c'è stata. Gregorio, benvenuto. Ferrer64, benvenuto. Alessio Arci, benvenuti tutti. Buonasera. Alex Piras. Bellissimo il mini Tartor. Sì, è un bello orologio. Bel piccolo diver. Grazie, Jacopo. Quanto sei arrivato? A tre mesi. Tre mesi di fila, grazie. Grazie per il sostegno. Ecco Melvin che parte subito con le emote. Dato che l'ho detto anche ai ragazzi che stavano oggi su Alien Isolation in live mentre giocavamo, ho aggiunto delle emote. Perché Saveri ne ha una? No, aspetta, come hai fatto a metterla con gli occhiali da sole? Come hai fatto a metterla con gli occhiali da sole? Comunque ho aggiunto delle emote. Ancora non si sono abilitate, purtroppo. Penso che arriveranno nel giro di... Nel giro di qualche settimana. Perché devo... Prima Twitch deve visionarle, vedere se sono corrette e poi inserirle. Vedrete quali sono, ragazzi. Una delle due che ho aggiunto è il pomelo. È possibile che il coronavirus
Mi sembra assolutamente strano, perché i prodotti su Amazon sono già presenti in Italia, cioè i magazzini sono stracolmi di roba, cioè mi sembrerebbe strano. Cioè praticamente modifica una emote già presente. Il pomelo l'ho trovato comunque. Ah, l'hai trovato da comprare? Prendilo. Li ho visti gli HTD nei vari video di PSQ e Matteo Fratini. Sono assolutamente belli. Bei cronografi entry level. Mi piace anche lo spirito del brand, di quello che stanno cercando di fare per avvicinarsi il più possibile agli appassionati. E niente male, niente male. Jack ci ha inviato, no, Giorgio ci ha inviato un link. Comunque buonasera, benvenuti a tutti e 37. Comunque meglio di un Maserati. È comunque meglio di un Maserati. Dentro un movimento, credo, Miota. Ve lo faccio vedere. Guardate che meraviglia, ragazzi. 85 euro di bellezza. Una bellezza proprio pallucella. Che è proprio gocciola da tutti i pori. Il pomelo lo sto cercando. Aerolandia, lo trovi il pomelo. Vai al Lidl o all'Eurospin e lo trovi. Buonasera, Alfred. È ancora alta la musica. Ok, la passo. Vabbè, adesso non potrà essere alta. È veramente al minimo, praticamente. Liz, per sbocciare. Ma è osceno cosa? Il pomelo? Ma guarda, stavo scherzando, Alfred. Ovvio, cioè, l'Invicta è una cagata. Quell'Invicta. Peugeot Deluxe, mi è partita la scimmia. Gregorio, bellissimo, bellissimo russo elegante. Mi piace un sacco ed è uno dei russi con il movimento più rifinito che io abbia mai visto. Non l'ho visto ancora dal vivo, mi è salita anche a me una piccola scimmia perché è durata qualche giorno. Non l'ho comprato. Ma carino, un bel elegante. Niente, niente male. Me ne aveva parlato proprio un ragazzo qui in live in qualche episodio scorso. Buonasera Gabri, buonasera a tutti. Allora, Andrea, Marco, mi hai fatto innamorare del Marathon 36. Che belli che sono i tubi di trizio. Quelli lì li avrei approfonditi sul video di Pierpaolo, immagino. Quello lì è uno dei pochi orologi che utilizza ancora il trizio nella modernità. Buonasera Diego, grazie. Esatto, quello che dice Federico è la cosa più importante. Tutto il resto è noia. Marco, ero indeciso tra un Daniel Wellington e un Maserati. Cosa mi consigli? Fab, in ogni caso, la tua scelta ti porterà a comprare un pallucella. Di conseguenza, io ti dico soltanto vai dove ti porta il cuore. Buonasera, nono Raputo, buonasera. E saluti a tutti, tutti, tutti quelli che per sbaglio o dimenticanza ancora non ho salutato. Il pomelo è buonissimo, solo che l'ho mangiato ieri sera, mi è rimasto sullo stomaco perché era congelato e allora oggi faccio a meno. L'Orient Triton, Alfred. L'Orient Triton è un bel diver entry level, uno dei migliori. Sto per comprare... Ora la chat però posso ingrandirla. Ah, perché non c'è più Vitto, quindi... La mettiamo così. Ecco qua. Allora, Marco, una cosa, il tuo Submariner è certificato COSC? No. Il Submariner non è certificato COSC. Non era certificato COSC. Quello odierno, ti dico la verità, non mi ricordo se è certificato COSC, ma il mio no. L'orologio più ignorante al mondo? Ancora alta la musica, ma ragazzi, c'è meno 40 decibel. Io l'abbasso, però... Veramente la sto abbassando tantissimo. Non vedo neanche il grafico. Non vedo neanche il grafico. Lasciatemi alzare un po' il microfono. Allora, ok. Dal 2006 in poi, sì. Il mio è del 94. Allora, l'orologio più ignorante del mondo. Il vostro Canfibia. Ignorante. Suca, bleh. Le frega un cazzo, lo usi per aprire le cozze, va giù a 200 metri senza certificazioni, con una guarnizione fatta di colla, radiazioni e sangue di bambini russi e basta. Dopo che ho detto questa cosa sicuramente mi tireranno via la monetizzazione e mi butteranno giù il canale secondario, ma vabbè, sono cose che vanno accettate.
Paco, buonasera. Buonasera. Mi suggeriresti un 38 o 39 mm, qualità-prezzo che non siano i soliti visti? Uno quotidiano, grazie. I soliti visti. Che stile cerchi? Sportivo o elegante? E anche il budget, perché purtroppo non... Qualità-prezzo, come, cosa vuol dire quantità-prezzo? Senza il prezzo non ti so dire nulla, perché un orologio da 10.000 euro può avere un buon rapporto qualità-prezzo. Ma come non mi si sente? Ragazzi, io vedo gli audio assolutamente ottimi. Come fate a non sentirmi? Avvicino il microfono, così. Cioè, così sono praticamente in rosso. Così sono in rosso, cioè. Ma è... sta cosa, ragazzi, è assurda. Cioè, il volume della musica è tipo muto. Wow, Roberto, buonasera. Ma è muta, ragazzi. C'è tipo 2 di volume su 100. Ok? Ok, forse è meglio se fa da proprio leggero sottofondo. Allora, sotto i 1000 euro, stile qualsiasi, musica alta. Ora, perfetto. Dai. Allora, sotto i 1000 euro. Sotto i 1000 euro, però, sono quelli gli orologi. Guarda, cioè, io sto provando ad essere più aperto possibile a far vedere tanti orologi diversi, come gli Yema, come i micro brand, l'Orier, come ad esempio i piccolini eleganti che ho fatto vedere nell'altro video. Ma sotto i 1000 euro, quelli sono gli orologi. Cioè, non possiamo inventarci i nuovi micro brand come a nostra immagine e somiglianza che desideri. Purtroppo devi ricercare, e io credo di averne fatti vedere ormai una marea di orologi sotto i 1000 euro. Più di quello ci sono i micro brand. Grazie, Spanzotti. 3 mesi di fila, anche tu, grazie. Ormai iniziano ad apparire le emote personalizzate per gli abbonati da 3 mesi, grazie. Scusate, da mobile avevo problemi a rinnovare l'abbonamento ed ho dovuto accendere il super computer. Grazie, grazie di cuore, veramente. Marco, GMT nuovo o Daytona? Tra i due mi piace di più il Daytona. Lo Speedmaster è in banca al momento, Alfred. Proprio sono impossibilitato nel mostrarvelo. Sto per comprare l'Huygens Max Bill da 34 mm. Nice, nice. Ferrer, ottima scelta. Vedrai che ti troverai decisamente bene. Ottimo calibro. È di base il movimento 2801 Dieta, che è lo stesso che Hamilton, ad esempio, sui meccanici, che carica manuale, elabora e lo mette a 40 ore. Ha 80 ore di riserva di carica. Ma è lo stesso movimento. Quindi è un super performante calibretto molto rodato. C'è in giro da un sacco di tempo. L'orologio bellissimo, leggero. Bello. Quanti orologi alterno a settimana? Posso alternarne uno anche così come 6 o 7. Cioè dipende, ne ho lì appoggiati veramente 5 o 6 a volte sul comodino. Gli orologi di 2000 euro sono considerati di lusso, tipo l'Intramatic? Buonasera Intramatic. Allora, secondo me il lusso non è quantificabile solo dal prezzo, ma anche dal brand. Cioè una casa che produce orologi anche da 250 euro come Hamilton, difficilmente sarà considerabile lusso. Ad esempio Seiko, per riuscire ad avere una credibilità nel mercato del lusso, ha creato Gran Seiko, distaccandosi dalla marca che fa gli entry level. Di fatto non definirei nessun Seiko orologio di lusso, ma Gran Seiko sì, Credor sì. A livello di rifiniture, un orologio con un 77-53 per me non è un orologio di lusso. Dipende. Anche se, a dire la verità, a livello di design, secondo me siamo a livelli veramente alti. Mi sono preso una scimmia per questo. Alex, diamo un'occhiata. E questo qui è l'Orier Chrono. Sì, è lo stesso il solito movimento a carica manuale. Solito movimento a carica manuale, Sicule 719. Carino. Carino. Per me è più bello il sub, quello classico. Cioè, è un ibrido questo qua, interessante. Però non mi sono mai piaciuti gli ibridi puri come questo. Cioè, puri. Non si può definire un ibrido puro. Però mi ricorda tanto quei Zenith il Primero Crono,
con i pulsanti a pompa che a me non mi dicono né carne né pesce. Belli, sicuramente, ma... Si pronuncia zape... Ciape... Gia... Cepè... Non come patek, non... Non patek. Hai ragione, salsiccia. I difetti che hai elencato del Chapek sono reali. Quel movimento lì potevano rifinirlo molto meglio. Sono assolutamente dalla tua parte. Overpriced non credo, perché vai a trovarmi altri piccoli brand con una storia così nella stessa fascia di prezzo, con un movimento progettato da zero. Sicuramente si poteva fare di meglio a livello di rifiniture, ma il prezzo secondo me non è così fuori di testa come... Cioè, non potrebbero costare 8.000 euro orologi del genere. Non sarebbero mai stati nei costi. Io lo pronuncio Chapek. Come li pronunciano loro stessi. Chapek, dicono loro. Giuseppe Ciancioni, buonasera. Buonasera Christian, Sabagiochi, Rick. Ma quanto costa... Una cassetta in banca, io ne ho una a casa e non sono sicuro. Quella che è a casa non devi considerarla una cassetta di sicurezza. È semplicemente una cassafortina che può darti un minimo di sicurezza per la notte quando hai un orologio. Ma quando hai 30 orologi e la gente inizia a curarti, se ti dicono dammi tutti i tuoi orologi e ti puntano una pistola alla testa, anche se sono in cassaforte, la cassaforte te la fanno aprire. Quindi non ha senso tenerli a casa. Vai in banca, paghi i tuoi 40 euro l'anno. Di solito con le banche grosse è quello il prezzo. Per avere un cassettino in affitto fisso che sarà solo tuo finché pagherai. Allora. Compro un Vostok Komandirsky. Carica manuale, riserva di carica di 36 ore a soli 26 euro. 26 euro? Buono, caspita, sì. Sì. Un orologio di lusso con quadrante Panda. Breitling Chronograph Panda. Adesso non mi ricordo esattamente la referenza. Però c'è un Breitling, ad esempio quello che hanno realizzato in collaborazione con... quello che ha ad esempio Brad Pitt, mi pare, ne possieda uno. Ed è un orologio di lusso con un movimento in house, tutto quello che vuoi. Bello orologio. Buonasera Matte. Ma cazzo, sta luce mi sta accecando letteralmente. Scusatemi che c'ho un attimo l'impalcatura. Ti sei abbonato, non è arrivata la notifica. No, strano, non credo influisca sulla notifica che arriva l'abbonamento. Forse questa luce... Ma... Però veramente divento cieco. Meglio Ray o Mako? Esteticamente mi piace di più il Ray. Lo trovo più bello il quadrante, senza i numeri. Buonasera Bastian. Allora, Irolandia manda un link a Meranom. Sì, beh, è un classico Komandirsky. Questo qua, ricordati che non puoi metterlo in acqua perché la cassa è cromata. Però, cavolo, è buono. Ci sta come prezzo. Quale può essere un prezzo giusto per il Glycine Combat da 36 mm? Prezzo giusto, nuovo, non puoi inventarti purtroppo prezzi particolarmente bassi. Se cerchi un secondo polso, penso che a 250-300 euro si trovano. Ma nuovo, non meno di 450, immagino. Oh, lei deve stare in silenzio. Ti seguo da poco. Buonasera a tutti. Buonasera, Arturo. Cosa ne pensi di Eberhard? Eberhard, marchio interessante, con una storia molto, molto radicata nella storia dell'orologeria. Hanno fatto tanti orologi per decenni. Devo dire la verità, pochi orologi iconici, quasi, cioè nessun orologio iconico, a mio parere, ben pochi e non particolarmente interessanti. Almeno quello più bello che considero
più famoso e riconoscibile al pensiero di Eberhard è l'extra forte, il crono, no? Quello con il funzionamento della cronografia tutto suo, praticamente. Però, cioè, riconosco il fatto che sono orologi stupendi, ben fatti, però non riesco ad innamorarmi veramente di nessun Eberhard. Una casa che passa sempre in sordina, perché non si è mai distinta a fare un modello che ha avuto tanto successo e diventato iconico. Cast, non posso pubblicare fisicamente o tutte le foto che mi mandate, perché altrimenti dovrei fare 20 post al giorno. Quindi abbi pazienza, e se hai una bella foto e me l'hai mandata via mail, lo pubblicherò di sicuro. Se hai una bella foto. A volte, ragazzi, mi mandate delle foto che sono assolutamente impostabili, tipo con luci tutte sbagliate, troppo saturate, oppure con il quadrante sfocato. Chiaramente dovete rendervi conto che la foto, per essere postata, deve raggiungere un certo standard di nitidezza e di pulizia, perché altrimenti non la metto. Watch check. Vieni tardo, l'ho detto all'inizio live. Io vado a San Donato e a Corsico di solito, perché non faccio 50.000 km, rimango nella mia zona più o meno, faccio una ventina di chilometri e arrivo lì. No, non si sono trasferiti i signori del tempo. Sì, Angelo, dovrei fare un Marco Docs il mese prossimo. Devo ancora decidere quale tema trattare, ma devo portare un Marco Docs. Devo ancora pensarci. Le tante linee Heritage che sta lanciando Longines, penso siano uno dei migliori modi che hanno per tornare a fare orologi di qualità e che siano apprezzati dalle persone. Perché rispettano la tradizionalità della casa, sono bellissimi, sempre classici, evergreen. Piuttosto che cercare di trasformare un brand così classico in qualcosa di moderno, tipo il nuovo Combat, quello classico, non il Heritage, il Combat nuovo. Io, a me, già non riesco a vederlo il Combat, mi fa proprio brutto, non mi piace. Valido tutto quello che vuoi, ma non mi piace. Quindi giù veramente il cappello per tutto questo lavoro che stanno facendo in Swatch Group per riportare questi bellissimi orologi di una volta ad essere goduti anche adesso, perché tanta gente cerca quello. Hamilton Kaki Navi Scuba, bel diver, entry level, bisogna riconoscere che è un entry level. Itagallo, benvenuto nella Brisa Addiction, è un entry level, rifinito come un orologio di fascia media, buon calibro. Potevano fare di meglio con ad esempio l'impermeabilità e l'inserto, però rimane comunque un ottimo orologio di fascia media, paragonabile al Samurai più o meno. Grazie Angelo, lo so, è anche il mio format preferito, oltre a quello dei film, però è veramente molto pesante. L'ultima volta che l'ho fatto ci sono rimasto sotto, anche per motivi personali, perché ho veramente spento il cervello per giorni e cioè, devo un attimo, fatto una pausa, perché è veramente impegnativa quella puntata lì, veramente tosta. Cioè, mi piacerebbe tanto sfornarli fuori una volta alla settimana, ma non è possibile. Una volta al mese sì, è assolutamente fattibile. Però a livello energetico arriva quella settimana lì e io muoio. Cioè, veramente, devo fare nient'altro che quello. Farò vedere l'orologio di Pulp Fiction nel prossimo episodio di VIP. Magari tra un mese. Non ho sentito di nessun aumento di listino di Zenith, ma potrei essermi perso della notizia. Visto che il giubileo dell'SKX03. Sei sicuro, Christian? Sei sicuro che anche i finali siano gli stessi? Vosco Music, benvenuto nella Vrista Edition. Cosa ne dici degli Echo Drive? Quarzi di una qualità industriale, ma comunque affidabili, precisi, assolutamente dignitosi, ma comunque economici, cioè sono orologi industriali che vanno considerati come tali.
Buonasera a tutti addicted, come dice Rapi. Hai adocchiato un orologio ultimamente? Ho adocchiato lo Yema Superman. Qual è l'orologio che hanno più comprato tramite il tuo link e qual è quello più caro? In questo ultimo periodo una marea di Orient Bambino, Orient Mako, ma anche tanti Invicta. Seiko ovviamente quasi zero, cioè zero, rispetto ad Orient molti meno. Però Orient veramente tanti in questo periodo. Il più costoso orologio che abbiano mai comprato sul mio profilo? Forse il Bulova Lunar Pilot. Forse, però non mi ricordo, potrei sbagliarmi. Una volta forse un Hamilton, qualcosa da 600 euro, giù di lì. Meglio gli orologi delle patate. Un'affermazione discutibile. Oh, grazie Elio. Grazie mille. Ti ringrazio. Ma un Royal Oak di secondo polso, a quanto si trova? Dipende dalle referenze, dipende dai modelli, dalle misure, dall'anno e tutto quello che, da tutto quello che cambia. Non sono tutti uguali. Gli orologi più virano, più sono belli. Le patate. In effetti. Ogni volta andiamo su quello, sull'ignoranza pura e nuda e cruda. Allora, Carlo, non ha importanza. Marco, Omega si sta comportando come Rolex ultimamente per lo Speedmaster? Assolutamente sì. Non si sta comportando come Rolex, si sta comportando come il vincitore. Si sta comportando come chi sta facendo il mercato nell'orologeria. E hanno capito che fare quel gioco lì del lusso forse paga, forse pagherà tra qualche anno, vedremo. Sicuramente loro ci guadagnano di più perché hanno sfruttato l'onda dello Speedmaster, l'onda del blasone, della gente che vuole il Moon, ad esempio. E cazzo raga, il Moon non te lo vendono più al prezzo di 2 anni fa ormai, bisogna sborsare almeno 1000 euro in più nuovo. No, è acqua normale. Mamma mia, raga, c'ho gli occhi che mi bruciano. 2 ore di Alien. 2 ore di film su Netflix. Porca puttana. Chi è che sei iscritto? Matte, grazie. Anche tu per 3 mesi. Ormai abbiamo dei veterani, cazzo, negli abbonati. Grazie. Il mio me lo tengo stretto per il momento. Vodka di Russi. Marco, cosa ne pensi del rapporto qualità-prezzo del Dayjust 16234? Rapporto qualità-prezzo, lì è difficile dirlo. Rapporto prezzo-felicità, rapporto prezzo-tenuta, rapporto prezzo-investimento, eccezionale. Ancora, adesso a pagarli il giusto. 3, 3,5 sono ottimi orologi, indistruttibili, di una qualità discreta, perché si poteva fare di meglio per le clasp, solito discorso, ma erano altri anni, quindi... Non giriamoci intorno. Una volta gli orologi vintage erano tutti così, non prendiamoci in giro, cioè, quindi non bisogna paragonare la qualità dei vintage rispetto ai moderni, bisogna apprezzarli per quello che sono e cercare di non pagarli troppo, quello sì. Però ottimi Dayjust. Vorrei regalare a mio padre per i 50 anni il Tudor Black Bay 58 con i miei risparmi. Che ne dici? Saba, se riesci a prenderlo con un bello sconto dal listino, è un orologio iconico, affidabile. Affidabile ritratto, perché adesso parliamo di questa cosa. Ma iconico, apprezzato, non più che affidabile, apprezzato. Con una linea stupenda, robusto. Per me ci sta di brutto. Non ho detto affidabile perché i movimenti sono talmente giovani che si fa il classico rodaggio a carico dell'utenza, che è capitato sempre in passato a Rolex, è capitato a tutte le case famose, adesso sta capitando anche con Tudor, con questi movimenti di manifattura. Praticamente si stanno riscontrando alcuni problemi su alcuni di questi movimenti di qua e di là, alcuni datari che non scattano, alcune spirali che si accavallano...
perché sono movimenti giovani che hanno bisogno di essere rodati e migliorati nel corso degli anni. Per questo non posso garantirti che un orologio del genere è affidabile. Qual è secondo te l'orologio per eccellenza? Il diver. L'orologio per eccellenza per me è il diver, senza stare lì a dire quale diver. Il diver. Ciao Marco, sono andato con mio nonno in un concessionario Rolex per riparare su dei Jazz del 91, che lui mi regalerà quando compirò 18 anni. E i pezzi che sostituiscono non li danno indietro perché tipo il cinturino è comunque un pezzo vintage e potrebbe perdere valore. Allora, parli del cinturino in pelle? No, i pezzi, quando te li cambiano, quando ti cambiano il quadrante, quando ti cambiano la luminescenza, che cazzo ne so, quando ti rimettono a posto l'orologio, ti cambiano una parte del movimento, tu puoi chiedere di farteli ridare indietro. Perché è un quadrante vintage che per loro non è più performante, te lo rimettono a posto. Io ti dico la verità, fai un preventivo se l'orologio è coevo e hai paura che te lo rovinino da un privato e probabilmente ti farà un prezzo assolutamente migliore e non ti toccherà le parti dell'orologio intaccandone l'originalità. Ma aspetta, li tengono, ma se chiedi esplicitamente di non di lasciarteli, se chiedi esplicitamente di lasciarteli, io credo te li lasciano. Dei Just con Jubilee del 2012 con ghiera oro bianco. Bello. Ma io preferirò sempre i dei Just degli anni 80 e 90. Prezzo giusto per un SKX 013 di secondo polso in buone condizioni. Non perfetto. Non perfetto, quindi un po' segnato. Angelo, 180-200 euro. Ho un Seiko che va troppo avanti. Cosa potrei fare? Non fare niente. Portalo da un orologiaio e fai regolare il bilanciere. Così che potrà metterlo sul crono comparatore per aggiustare praticamente la frequenza di oscillazione e farlo correre meno. Mi pare di no, è una politica di Rolex e non vorrei sbagliarmi. Ok, Alfred, potrei sbagliarti tu, ma potrei sbagliarmi anch'io, perché io non so assolutamente non ho la certezza su questa cosa. Bisognerebbe andare in Rolex e intendersi direttamente con un concessionario in caso di spedizione dell'orologio in Svizzera. Allora, Cast, ti ho già risposto prima, non pubblico tutte le foto di tutti, devono essere della giusta qualità e nei giusti tempi miei, perché ne mandate tante di foto, non sei l'unico ad avermi mandato foto, e magari non sono della qualità giusta per il profilo, magari sono saturate male, sono troppo sovraesposte, ci sono tanti fattori in ballo. Il problema è che una revisione costerebbe più dell'orologio stesso. No, ma non parlo di una revisione, Vosco. Parlo di una regolazione. Se l'orologio è nuovo, non c'è bisogno di revisionarlo. Paolo Boni, se mandi un Rolex vintage in casa madre, ti sostituiscono i pezzi danneggiati e non te li restituiscono. Però in realtà, se si chiede esplicitamente prima di fare la revisione di non toccare quelli e di richiedere solo una revisione meccanica. Se lo chiedi prima, non ti tolgono le parti. Devi dirlo prima, però. Io questo lo so perché mi sono inteso direttamente con un orologiaio che era dentro in questo mondo. Quindi se voi andate in Rolex e dite, allora, questo quadrante, questa ghiera, tu non me la devi toccare, mi devi fare soltanto la revisione meccanica. Ma a quel punto non ha senso, raga. Andate da un bravo orologiaio che ha l'esperienza per lavorare su questi movimenti vintage e ve lo fa a un terzo del prezzo. Non ha senso andare alla Rolex per revisionare gli orologi vintage. Anche perché, secondo me, tante volte quando i pezzi non si possono reperire, in qualche modo vanno a reperirli anche dagli orologi che ci sono in giro o da orologiai privati. C'è una sinergia, secondo me, sotto sotto tra Rolex e alcuni orologiai. Perché di fatto di questo si tratta. Allora, ti chiedevo. Ti chiedevo se il cinturino in acciaio potrebbe valere qualcosa. Caspita. Cugino, aspetta. Sei tu che parlavi del Dayjust? Il cinturino non è in acciaio, il cinturino è in pelle. Il bracciale è in acciaio, si dice bracciale. Certo, cazzo, se vale qualcosa. I bracciali originali Rolex valgono tanto, tanto, tanto. Cioè, valgono come un Seiko, solo il bracciale. E se sono bracciali rari, anche molto di più di un Seiko. Mi avevi detto
che andavano bene. Ci siamo sentiti su Instagram. Allora, l'altra opzione che mi viene in mente, Cast, è che magari guardandole bene via mail non erano abbastanza belle. Però magari mi sbaglio, magari sono ancora lì e devo guardarle. In ogni caso, tu cerca di fare sempre foto migliori e mandarmele costantemente via mail tutti i giorni. Io le guardo le mail, però se guardo una mail e le foto non sono belle, non le posso mettere su Instagram, capisci? Cioè, alla fine sono io che decido, alla fine. Cosa ne pensi degli orologi in bronzo? Solita domanda, solita risposta. Non mi fanno impazzire come orologi perché è un materiale... Non lo so, non è così tanto diverso dall'acciaio. Lo si fa soltanto per cercare di fare le cose diverse in questi ultimi anni. In realtà non si portano innovazioni tecniche, le innovazioni sono altre, quelle a livello tecnico dei movimenti. Bella la patina del bronzo, ma finita lì, cioè... Non mi ha mai ispirato l'orologio in bronzo. Un quadrante Soleil è un tipo di lavorazione che praticamente parte dal centro e si espande verso la fine del quadrante. E brilla. Ti avevo mandato quello con la bottiglia di no, infatti, mi ricordo, e la foto non era... Cioè, era brutta. Cioè, l'ho aperta e la foto era, non era abbastanza di qualità, non era fuoco, era un po' buia. E in effetti... Sito che si sboccia. Però in effetti, sai cosa avevo pensato forse? Che era un po' troppo pacchiana da mettere in effetti su Instagram. Sul mio Instagram. Era un po' troppo... Cioè, dopo che io parlo di passione, collezionare, di orologi economici, poi metto il Rolex sul Moe che si sboccia. Cioè, è un po' da pettinero, un po' da milanese imbruttito. E sinceramente non mi va di fare quel personaggio. Carino, cioè si scherza. Però non... È una foto che io non avrei postato. Forse ecco, mi sono ricordato adesso di quale dei just parli. Perché in realtà sono veramente una marea. Cast, per favore, non me la far pesare sta cosa. Mandamene altre e le guarderò. Grazie. The Real Aldrich. Ciao Marco, dopo 4 anni mio Tag Heuer si è fermato. Cosa mi consigli? Lo porto dove l'ho comprato per la riparazione oppure da un orologiaio? Dipende dal movimento. Se è un Tag Heuer di 4 anni fa, presumo abbia un movimento standard, un Sellita o un ETA. Quindi portalo da un orologiaio normale. Se è un movimento in-house, ma non mi pare che 4 anni fa Tag Heuer facesse già movimenti in-house. Non mi pare. In quel caso, vai dalla boutique. Alessio, grazie mille. Si è abbonato per 2 mesi e per un mese di fila. Grande. Alex ci ha mandato un link di Alessio. Alessio. Perché Alessio? Perché ho Alessio? Fratello Watches. Non mi piace per niente. Devo dire la verità. Non mi piace per niente. Brutto. Brutto. No. Non mi piace. In tutta sincerità, questo qui cosa monta dentro come calibro? A guardare i pulsanti non riesco a capire se è un modulare o un 77-53. Dovrei vedere la faccia laterale o andare a leggere nella scheda tecnica. Che movimento incassa? Però esteticamente proprio no, non mi piace. Allora, in che senso Rolex dei Just di mio nonno... In che senso? Il Rolex dei Just di mio nonno è con cinturino acciaio. Non ho capito, cugino, perché tu mi hai detto se vale qualcosa il bracciale. Non dire cinturino, per favore, di bracciale. Perché sennò mi fai andare in confusione tutti. Non si dice cinturino. I bracciali Rolex valgono qualcosa, ma tu parlavi di un orologio braccialato se vale nella sua interezza o solo del bracciale? Nella sua interezza un orologio braccialato vale sempre di più. Sì, l'ho visto HTD. È un micro brand con una bella, bella passione dietro. Si stanno mettendo giù le basi per avere in futuro un ottimo servizio clienti.
è un vero contatto con la casa che ti vende gli orologi per riparazioni, revisioni, eccetera. Si spera anche parti di ricambio, perché una casa che ti vende orologi del genere, si pensa, andranno a comprare anche un sacco di ricambistica, movimenti, li smontano per fornirti l'assistenza. Quindi non escludo il fatto che HTD, e glielo proporrò anche a loro, potrebbero diventare i prossimi e i primi riparatori Sigul o qualcosa del genere, gente alla quale ti puoi appoggiare per riparare un Sigul. Se si rompe, tu vai da loro, magari verranno le parti, perché non ce l'ha nessuno, ragazzi, le parti dei Sigul in Italia. Gliela devo proporre, perché loro hanno un orologiaio, magari si può fare qualcosa. Il Sarb è considerato un orologio entry level? Sì, è un ottimo orologio, ma entry level. Certo, un orologio da 400 euro si prendeva a 250-300 euro, è assolutamente un entry level. Parlavo del bracciale, scusa, volevo sapere se voleva qualcosa da solo. Certo, dipende dal bracciale. Dipende, ci sono bracciali Rolex da 250 e bracciali Rolex da 10.000 euro. Dipende, cioè dipende veramente dal bracciale. Quelli del Dayjust standard così sarà un bracciale da 400 euro, 300. Cosa intendo per entry level? Qualsiasi orologio sotto i 600 euro. Per me un orologio da meno di 500 euro, 600, è un entry level. Hai visto il nuovo video di Davide Cecchini? No. Gran bel pezzo, Eterna, raffinato il giusto. Cosa ne pensi della Maison? Potrei sbagliarmi, ma Amazon se ne parla poco. Rick, non ho ancora visto il video. Esprimerò il mio parere dopo aver visto il video. Budget massimo 5K. Bracciale acciaio, cassa minimo 40 mm, 5K, cassa, bracciale in acciaio, quindi uno sportivo immagino, 5.000 euro, ma un diver o cos'altro? Non ci sarà Baselworld? No Carlo, assolutamente no. E prova del fatto che non ci saranno danni all'orologeria, la prova è che tanto il 90% delle Maison gli annunci li hanno fatti fuori dalla Maison, dalla fiera, quindi ormai Baselworld è finita, secondo me. Questa qua sarà l'ultima batosta. Grazie Gianni, grazie di cuore. Grazie. Allora, cosa ne pensi del Sigul 1963? Allora, è lo stesso parere che ho del FOD. Ciò che di meglio non si può avere. Cosa ho detto? Meglio di così non si può fare per avere un cronografo meccanico e spendere poco. È l'unico movimento del mondo che ti offre quella possibilità, l'ST1901, che viene venduto anche a terzi. E la Sigul, la casa che lo produce, vende questo orologio con il modello Sigul 1963, che altro non è che una sorta di riedizione spirituale, poi l'originale, a dire il vero non ho mai visto neanche una foto, di un orologio che in teoria era fornito agli aviatori cinesi negli anni 60, 50-60. E praticamente quello di adesso è una replica molto fedele a questo orologio, molto ben fatto, iconico a modo suo perché è veramente unico nel suo genere, un orologio con fiere scritte cinesi sul quadrante e nice, cioè mi piace molto, però io ti dico il parere sul movimento che è lo stesso tra l'altro degli HTD di cui stavamo parlando poco fa. Il movimento è robusto, solido, affidabile, però ogni tanto se escono con dei difettini perché Sigul è una casa che fa ben poco controllo qualità con i costi così bassi. Di conseguenza, se se ne rompe una parte e ne hai uno in Italia, ripararlo è pressoché impossibile. Bisogna comprare una carcassa o un altro orologio rotto, oppure un movimento intero, che costano poco, e usarlo per cannibalizzare le parti e sostituire i pezzi di ricambio. Perché la Sigul non ti vende a 30 euro l'asse del bilanciere, non ti vende il ponte del bilanciere, non ti vende lo scappamento, la Sigul di quell'orologio, vende tutto l'orologio intero. Magari più avanti vedremo della ricambistica efficiente. Però non è da escludere che qualcuno su eBay venda delle parti per quei movimenti ormai che stanno prendendo piede. Comunque grazie ancora per la donazione, ovviamente, sottinteso. Meglio spendere 2.000,
500 euro per un Omega Seamaster 300 M Bond? Quali hanno consigli nel caso? O per caso un Tudor Black Bay nuovo? No, con quei soldi lì io ho tutta la vita Omega. Tutta la vita Omega. Ma uno di quelli con il movimento più recente è assolutamente una bomba di movimento. Sì, sì, sì. L'anno è indifferente. Uno qualsiasi con l'ultimo calibro. I 6QNE sono meglio dei 6R? Sono la stessa cosa, Alessio. Sono la stessa identica cosa. Soltanto, come dire, 4R e NH. Si tratta degli stessi movimenti costruiti da Si, che è una casa che sta adesso, non mi ricordo, forse in Malesia o in Cina, non mi ricordo più, che è di Seiko, che vende e produce su licenza Seiko e ti fa praticamente gli NH35, che sono dei 4R35. NE, stessa cosa. Quindi, ne sono i 6... Non ho capito, Alessio, scusami. Il 6R15 è l'evoluzione del 7S26, materiali migliori, migliore in tutto e per tutto, meglio rifinito, con una riserva di carica leggermente migliore. È di fatto il miglior movimento che Seiko produca al momento nella fascia basica. Poi si va su ad altri movimenti, quelli che incassano, ad esempio, quelli che stanno a metà. I 6R35, che è l'evoluzione del 6R15, ma andando ancora più in alto ci sono gli 8, i 9, e poi i 9 vabbè sono su Gran Seiko. Oris Aquis è un ottimo diver con quei soldi lì. Sì. Però io, boh, sono sempre i soliti. Christopher Ward C60 600 metri. Lo stesso Yema 41 mm o 39 mm, bellissimo, bellissimo, per me vale tutti quei soldi e anche di più. Orologi svizzeri nuovi full set sui 4-500 euro, a parte i classici Hamilton Khaki Field, i vari Tissot entry level come il Visodate, le Locle, il Gentleman magari di secondo polso. Qualche Mido si trova a quel prezzo lì, e Glycine, Ironman, Combat Sub, si trovano tutti a questi prezzi qua, a 500 euro. Scusate ragazzi, chiudo la finestra che altrimenti mi entra il coronavirus. Suka bled. Rieccomi. Eccomi qua. Coronavirus alert. No, più che coronavirus avevo una paura fottuta di prendere freddo, perché ho spento il riscaldamento che era veramente a manetta e stavo soffocando. Però fuori fa freddo, quindi magari muoio nel mentre, nel processo. Grazie Cast, scusa se ho reagito male prima. Scusami veramente, però a volte vi chiedo la cortesia di mettervi un pochino di più dei miei panni, perché ricevo tante mail, tanti messaggi, e a volte mi va in pappa il cervello, si scioglie proprio, mi esce da qua. E ogni volta mi devo emozionare. Quando... Cazzo, ragazzi, venite tutti ai prossimi raduni, io ho bisogno di conoscervi. Siete veramente una gioia per me, una gioia sempre di più. Allora, i Seagull hanno la corona... No, io sono di Milano, il coronavirus è nella zona di Milano, è qua in zona, però purtroppo, per fortuna qua non ci sono stati casi. A dire il vero ne ho parlato l'altra volta, raga, zero sbatti, non fatevi paurire da sta cagata del coronavirus, vi prego. Al massimo fate un giorno o due di febbre, dai. Il prossimo raduno penso sarà a Tortona.
ormai è balzata. Sarà a maggio a Tortona. O aprile. No, il 26 aprile, scusami. A Tortona, quando faremo il Watches of Italy, io e tutti gli altri youtuber saremo alla stessa fiera, lo stesso giorno, domenica 26 aprile, con tanti brand. Comunque, ragazzi, siamo arrivati al punto ASMR dove io vi dico, maledetti, dovete followarmi. Dovete cliccare il pulsante follow per iscrivervi a questo canale. Se non lo fate, non vi arriva la notifica. E se non vi arriva la notifica, non potete seguirmi. Quindi dovete fare la cosa giusta per me e per voi. Per il bene di tutti. Comunque, spot. Speriamo sia partito. Ovviamente ogni volta c'ho l'ansia di vivere perché sto spot non parte. Non parte mai. Andiamo a vedere un po' su Video Producer. Mi disiscrivo. No, ragazzi, ma è sempre quello alla fine. Cioè, io cerco soltanto di essere più cringe possibile. Perché come si fa a non essere cringe? Dai. Ma è partita la pubblicità? Non credo sia partita proprio per niente, eh? Il mio bellissimo euro al mese che prendo. Prima volta che parte lo Oh! Che bello! Grazie, Gamu. Perché tu sei Spanzotti, tu sei sub, quindi non ti parte la pubblicità. Tu sei già abbonato e hai il privilegio di non vederla. Ah, ok, a Jacopo è partita anche se è abbonato. Bene così. Bene così. Stile boomer, dovrei, per fare la foto di boomer dovrei mettermi tipo così. Fare un selfie così e metterlo come foto profilo di Instagram. Molto boomer. Tra qualche giorno mi scade il Prime e la prossima sub è per te. Grazie Alfred. I punti canale arrivano visualizzando o li dai tu? No, non li do io. Credo che li ottenete così. A dire il vero non ho idea di come funzioni. Pizza o kebab? Ti rispondo così. Pizza kebab. Le iconcine sono bellissime. È presto, ragazzi. La prossima che ho messo è una chicca. Che quelli del Telegram. Quelli del Telegram. Anzi, c'ho voglia di andare sul gruppo Telegram. Tanto siete in 70. Quando eravamo in 1000 persone, in 250 in live, era in effetti un pochino più attivo il gruppo Telegram. Però voglio fare il solito momento del gruppo Telegram dove mandavate le note audio, perché mi manca fare sta cosa. Ragazzi, c'è qualcuno in diretta, io sono in live. Voglio che mandate tutti i vostri saluti, perché così ci vogliamo tutti bene. Ciao ciao. Slazzaro 17, bellissimo. Ma a quel prezzo mi accontento dell'omaggio fatto da San Martino. No! No! A parte gli scherzi, ti auguro di incontrarti col Merlini al prossimo raduno e di fartelo far provare, perché lui ce l'ha, è una bomba. Adesso non ricordo la referenza, ma lui ha un Marine Master, credo ultima referenza. Diretta, buon Daniel Wellington, ne voglio tanti Daniel Wellington. Inquietante. Ciao. Melvin, sei qua? Niente, rip. Se c'è qualcun altro che manda gli audio, io ce l'ho, lo vedo almeno. Ah, eccoti lì. No, il gruppo Telegram è per tutti, Simone. Il gruppo Telegram si chiama Vrist Addiction ed è un gruppo aperto a tutti. Ci sono 1800 persone ormai, 1900. E l'altro gruppo Telegram è quello dei Patrons. Quello lì è chiuso. In effetti è un gruppo privato, club, dove ci sono dentro solo i Patrons. E tanti dei ragazzi che ci sono qua sono anche Patrons. Ad esempio Jack Crazy.
Ah no, allora, Cast, che gruppo... Allora, il gruppo Telegram, Cast, è Vrist Addiction, è il canale Telegram della nostra community. È un gruppo pieno zeppo di appassionati che praticamente parlano tutto il giorno di orologi e si aiutano a vicenda. Uè Marco, ciao, un saluto. Un saluto anche a te, Raffaele Veneri. Dopo che hai portato il Tudor Prince Date, il Black Bay 58 e il GMT, porterei mai il Black Bay 36? Caspita, mi piacerebbe tanto, però non conosco nessuno che ce l'ha. Io voglio essere Patreon. Aerolandia, lo so bene. Grazie Gabriele, grazie, sempre presente. Grazie, 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 nel silenzio. Aerolandia, ti ho conosciuto, sei troppo giovane, stai tranquillo, apprezzo tantissimo anche solamente la sub, non diventare povero per me. Allora, sì però, grazie Gabriele, sì però, lo SLA 017 è la reissue del 62 MAS. Aspetta. Mi sono un attimo confuso, è vero. Mi sono un attimo confuso. È vero. È vero. Lo SLA è la riedizione. È il New 62 MAS. No. Scusa. Mi ero confuso con l'SBDC 017. Credo sia l'SBDC 017. Non è che aiutano tanto, con le referenze. SBDC... No, SBDC 017 è un... No, cazzo, ma... Il Marine Master, ragazzi. SBDC... Raga, mi ricordo più la referenza del Marine Master. SBDX 017. Le referenze di Omega... Mamma mia, sto andando fuori di testa. Le referenze di Omega e di Seiko. Ultimamente le referenze di Seiko sono a caso, secondo me. A caso. I nuovi Alpinist con le referenze completamente a caso. SBDX. Scusa, mi ero confuso tantissimo. Allora, bello. Bello quello lì. Ma veramente, non lo so, non riesco a capire quelle riedizioni. Piuttosto preferisco un normale, ma lo stesso movimento. Marine Master 300, che tra l'altro è nella mia lista dei desideri da troppo tempo. Gli altri SLA sono rivisitazioni, costano 6-700. Sì, sì, gli altri sono quelli da quelli da 200 metri. Però a dire il vero anche lo SLA 017 credo sia 200 metri. Sì, è un 200 metri. Gli altri sono quelli col 6R15, no? Quelli con la stessa forma e le rivisitazioni del 6R... Del 62 MAS. Scusate il momento di lag, ma ci ho avuto un attimo un crollo. Allora, qui qualcuno è entrato nel gruppo Telegram, intanto. Benvenuto Saverio. E Giacomo è in live che ci guarda con al polso il suo cronomat. Vi faccio vedere la foto in diretta, guardate che Inception. Fighissimo, grande e... Marco. Io voglio essere Maserati. Ma hai fatto la registrazione mentre arrivava la donazione. Si dice così, Maserati. Cazzo, non posso perché è in cuffia. È rip. Maserati. Ecco, che bello, che bello. Io adoro questa cosa dei nostri meme. Adoro. Anoline più moderne, tipo le lancette. A me non piacciono le lancette di quelli. Cacchio, ti giuro che non mi piacciono. Prima ti ho sentito più restio per quanto riguarda il Black 58. Invece, in altre occasioni, ne hai parlato molto bene. Come mai è stata solo una mia impressione? Angelo, no. Continuo a parlarne bene delle Black Bay 58. È un orologio. Le mie opinioni sul movimento le ho dette nella recensione. Però rispetto ad un Omega Seamaster, per me vince l'Omega Seamaster. È più iconico. Sì, sono quelle del Samurai, mi pare. Abbastanza simili. Hanno più senso. Sì, secondo me sul Samurai hanno molto, molto più senso delle lancette così sportive. Su una linea così classica.
delle lancette così. Non lo so. Poi questi sono i dettagli che diventano iconici tra 20 anni, eh. Perché, ah, all'epoca l'orologio aveva la lancetta sbrodarro, aveva la lancetta sbrodarro, quella lì, la freccia, bellissima. Tipo l'Omega Seamaster 300, il primo con le brodarro, adesso è diventato iconico perché c'era la lancetta brodarro. Magari all'epoca non piacevano. La lag, la la land. Ciao Giova, benvenuto. Più bel Hamilton per polso piccolo, secondo te? Il Jazzmaster da 34 mm. Bravo cast. Vediamo se c'è qualche audio da far sentire sul gruppo. Imprenditrice digitale nella vita. Io sono questo, ragazzi. Io sono come Chiara Ferragni. Cioè... Eccolo, l'ho trovato. Buonasera Marco, sono Cast. Minchia Cast, eccolo qua. Bellissima sta cosa, dai. Strano che ancora c'è gente che non conosce il gruppo Telegram. Cazzo, dovete entrare tutti. Anche se ormai Davide Cecchini mi ha proprio tirato la cacca addosso come una scimmia dentro uno zoo. Cioè lui ha già 2400 iscritti nel gruppo Telegram. RIP. Grazie Dakar per l'orologio di Pulp. Sì, è bello. Sì, è proprio lui. È proprio lui. Classico militare dei primi anni 10-20. Radio. Bello. Bello vero. È proprio lui. Io ho qualcosa di molto molto simile. Grazie. Grazie mille. Comunque sono passato perché se tutto va bene entro 2-3 settimane mi arriva l'omaggio del Tuna 1000 metri monoblocco. Quello lì dovrebbero mandarmelo in omaggio a me, quelli di Mercure, così lo recensisco. Sai che penso potrebbe diventare il mio diver per quando vado a pescare. Ne ho veramente una marea di diver ormai entry level, però un monoblocco, porca, non ne ho mai avuti. Hai qualche GMT in collezione? Mi manca ancora un GMT. È l'unica grossa mancanza della mia collezione. Manca il GMT. L'hai provato il Jazzmaster? Dipende dal polso. A volte sta bene, a volte sta piccolo. Ah, Bastian, te lo dico subito cosa vuol dire monoblocco. Hai presente tutti gli orologi che praticamente hanno il fondello che si può aprire per accedere al movimento? Ti faccio vedere una cosa. Sostanzialmente un orologio con la cassa monoblocco presenta una forma abbastanza insolita. Ho trovato la foto perfetta per descriverlo. Come puoi vedere, l'orologio che vedi sulla destra, questo qui, è un orologio praticamente con cassa standard. Tra l'altro vorrei capire che orologio è, girato così non riesco a... Quello lì è un diver con il fondello a vite. Ottimo per l'imperambilità. Dall'altra parte c'è questo qui. Vedi che non ci sono le tacchette per la vite? E non c'è neanche un filetto, non c'è niente. Non è a vite il fondello. La cassa è un blocco unico. Quindi qui dietro non si può aprire il fondello. L'unico modo per accedere al movimento è tirare via il vetro, tirare via il quadrante e tirare fuori il movimento. Questo è un orologio con cassa monoblocco. È una cosa che rende l'orologio robustissimo e molto 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 impermeabile, molto più resistente all'acqua di un normale orologio con fondello. Di fatto c'è una guarnizione in meno. Soluzione tecnica interessantissima che pochi utilizzano perché è difficile per la manutenzione. Sostanzialmente perché costa tanto farli ed è difficile per la manutenzione. Giulio, buonasera! Appena ritirato il Moon. In effetti sembrava un sumo. Marco, un parere sul nuovo progetto Vertigo. Il crono con Mecha Quartz tornando. Mandami un link, per favore.
Mi sapresti consigliare un orologio stile diver su Amazon o un buono sui 100-170 euro che non sia un Orient? Un Citizen Promaster NY0040. Punto. Cosa significa movimento di manifattura? Bellissima domanda, Christian. Allora, movimento di manifattura tecnicamente significa che tu hai la forza di crearti, progettarti, ingegnerizzarti e costruirti un movimento in casa senza praticamente chiedere niente a nessuno. Quindi Rolex, quindi Patek Philippe, quindi l'alta orologeria sostanzialmente, e anche Seiko ad esempio fa manifattura. Grazie Giulio, grazie, tre mesi. E sostanzialmente un orologio ha movimento di manifattura quando è la maison ad occuparsi della progettazione del movimento, quando quel movimento è esclusivo per quell'orologio e viene utilizzato solo per quello ed è la casa a costruirlo. Un movimento in-house invece è una cosa che si utilizza, diciamo, è un termine un po' più ampio, perché in-house significa che è un movimento che utilizza solo quella casa, che è personale, più esclusivo. Ma tante case che si definiscono con movimento in-house, a dire il vero, glielo producono terzi, movimenti tipo quello del Chapek, non è in-house, anche se, piccolo spoiler, uno dei prossimi orologi che stanno facendo il movimento l'hanno progettato tutto loro e hanno comprato le parti, però lo hanno progettato loro e lo hanno assemblato loro, sostanzialmente mi devono spiegare come fare, è un salto di qualità, non gliel'hanno fatto, e quindi lì tecnicamente si può iniziare a parlare di movimento in house per davvero. Ma quello è un movimento in house che non è un vero movimento di manifattura. È quello del Baume & Mercier 5 giorni, che praticamente dicono che ha un movimento di manifattura. Sì, ok, è un movimento esclusivo che ha solo quell'orologio lì, ma non è Baume & Mercier che ha progettato e costruito il movimento da zero. Ha collaborato con delle case, delle maison, delle manifatture svizzere esterne. Rolex, invece, i movimenti se li fa dentro la fabbrica, tutti da zero, a parte pochissime cose. Movimento, credo tutto praticamente. Seiko si fa tutto in casa, Orient fa tutto in casa, Citizen fa tutto in casa, perché sono case molto grosse. I micro brand non sono di manifattura, perché hanno movimenti di fornitura che comprano da altri già pronti e li mettono dentro l'orologio. Promaster, orologio di cui mi sono innamorato anch'io, beh, caspita, come biasimarti. L'Airman, Angelo, l'unico GMT che al momento vorrei, e probabilmente l'unico che vorrei mai al momento, cioè in questi mesi, è stato l'Iglycine Airman, e spero possa arrivare il prima possibile in collezione. Li conosco i Seiko Vintage Seahorse, sì, erano a metà tra orologi sportivi e eleganti, bellissimi, belli, come concezione molto sportiva anche, ma... chiaramente orologi con linee classiche, mi piacciono molto, mi piacciono veramente tanto, con bellissimi fondelli, belli. Quanto costa minimo un GMT? Airolandia, vai a vedere il video che ho fatto sui migliori GMT. Esistono GMT da 40, da 80 euro, così come GMT da 150 euro, e poi fino ad arrivare a tutte le fasce più alte. Però in Cina e in Giappone con i quarzi esistono, e anche meccanici cinesi esistono GMT, ma anche meno, cioè banalmente un G-Shock fa la funzione GMT e con 60 euro. Però meccanici ci vogliono almeno, per uno svizzero, almeno 400-500 euro. Ha mandato Cast un video nel gruppo, guardiamolo subito. Eccolo, l'ho trovato. Ah, sei sempre tu? Live più Ultracron. Grande Francesco, caspita, che chicca. Ah, la scatola del tempo. E ruota da tutte e due le parti? Beh, carina. Con le copelle finta.